Oggi l'argomento sono le decisioni. Sono le decisioni che ripetutamente chi acquista una casa è chiamato a prendere durante tutto il percorso che porta poi all'acquisto di una casa. Non vorrei focalizzare il discorso sulla quantità delle decisioni che ci sono da prendere, piuttosto sulla qualità, cioè sulla scorta delle informazioni che mettono in condizioni le persone di poter decidere. Perché questo? Perché mi sono accorto che molto spesso le persone decidono in base alle emozioni, decidono in base a delle sensazioni, quasi come a un sesto senso. Mi spiego meglio: c'è differenza tra una decisione presa di pancia e una decisione presa sulla scorta di informazioni, che poi queste informazioni vanno poi ad incidere su quelle che sono le mie emozioni. Faccio un esempio: la decisione iniziale che si prende quando si cerca una casa e quando si naviga sul web alla ricerca tra gli annunci. Scorro tra gli annunci e la mia attenzione viene attirata da quello che è un annuncio che espone un prezzo interessante, delle foto accattivanti, una bella descrizione, quindi è quello lì che sono chiamato a decidere e in base alle emozioni che mi ha trasmesso sono chiamato a decidere se contattare o meno questo agente immobiliare per prendere un appuntamento e quindi fare e chiedere una visita. Comunque resta il fatto che quella decisione di chiamare o meno è data dall'emozione trasmessa dall'annuncio. La maggior parte delle persone prende un appuntamento esclusivamente per cercare quella che è la conferma alle emozioni iniziali avute leggendo l'annuncio. Passeggiano all'interno della casa avendo quasi l'obiettivo di, proiettare l'immagine propria della propria famiglia all'interno di quella casa nel futuro. E finita la visita, queste emozioni, queste sensazioni, queste aspettative vengono confermate, allora lì si è chiamati a decidere se procedere o meno con l'approfondimento delle informazioni. Che differenza c'è tra chi decide, purtroppo la maggior parte dei casi, chi decide di pancia, chi decide in base alle emozioni e chi decide in base a delle informazioni? Andare a fare una visita con l'obiettivo di confermare quelle emozioni, quelle aspettative, avendo anche l'obiettivo di raccogliere il maggior numero di informazioni, fa sì che io possa decidere nella maniera più ponderata possibile. Mi spiego: se io faccio una visita avendo in mano già una planimetria catastale, non una planimetria di quelle autoprodotte con i colori che vanno a identificare i vari ambienti, no, una planimetria catastale ufficiale, mentre passeggio riesco a confrontare il disegno con lo stato dei luoghi, inizio a reperire quelle che sono le informazioni iniziali. Se io arrivo un'ora prima all'appuntamento, e non all'orario esatto, ma un'ora prima, e inizio a passeggiare all'interno del quartiere, intorno all'isolato, controllo il palazzo, inizio a scattare delle fotografie, inizio a segnarmi quelli che sono gli aspetti positivi e quelli negativi, inizio ad assegnare dei giudizi, dei voti, a confrontare questi appunti con gli appunti presi ad un'altra casa, inizio a fare degli schemi che posso andare a confrontare con quelli che sono le mie aspettative. Poi posso benissimo continuare a raccogliere sensazioni, ma posso assicurarti che le informazioni certe raccolte durante questa ricognizione vanno a incidere su quelle che sono le mie emozioni. Quindi è escluso che io andrò poi a prendere una decisione esclusivamente basata sulle emozioni percepite. Ipotizziamo il fatto che finita la visita io decida di approfondire con il discorso, quindi le aspettative di quella casa sono state confermate, e chiedo all'agente immobiliare che cosa c'è da fare per andare avanti. A questo punto si configura una prassi che vedo molto diffusa, ma poi ne parleremo magari in un altro video. L'agente immobiliare probabilmente ci mette nella condizione dove la direzione è quasi indicata dallo stesso agente immobiliare, cioè ci consiglia di sottoscrivere una proposta vincolata per poi iniziare a fare tutto il processo di raccolta delle informazioni. Che cos'è una proposta vincolata? Lo spiego a chi ancora non ha avuto modo di incontrare nessuno che gliel'abbia mai proposta. La proposta vincolata è una proposta, apparentemente sembra una proposta conveniente che abbia delle buone vie di uscita, con tanto di specifica del prezzo offerto, ma con le clausole che lasciano la libertà di proseguire o meno a seguito della verifica della documentazione, e a volte aggiungono anche al buon esito dell'accettazione del finanziamento bancario o mutuo. Quindi apparentemente sembra una buona soluzione, perché
lascia due buone vie d'uscita se nel caso in cui una delle due condizioni non si dovesse verificare si è liberi di poter decidere se proseguire o meno. Prossimo video ne parleremo, perché vorrei proprio parlare delle opportunità che si vanno a perdere nel momento in cui si sottoscrive una proposta vincolata. Comunque, ammettiamo che si sottoscrive questa proposta, quindi si decide di sottoscrivere questa proposta, inizia l'analisi della documentazione, parallelamente magari la procedura per ottenere finanziamento bancario. La differenza tra chi ha deciso di pancia e chi ha deciso in base a delle informazioni è enorme. Ti assicuro che chi ha deciso in base a delle emozioni, durante l'analisi della documentazione che hanno delegato al 100%, durante il processo di approvazione del finanziamento bancario, queste persone continueranno a raccogliere emozioni, raccogliere conferme a quelle che erano le emozioni iniziali. Chi invece si è basato su delle informazioni si impegnerà a andare a sbrogliare quelle che erano i dubbi e a cercare di capire dove andare a mettere il naso. Queste sono le persone che hanno un sistema e sono persone che sanno controllare l'operato degli altri. Può sembrare un discorso molto tecnico, cioè le persone sono portate a dire: non posso io fare queste verifiche. Io ti assicuro che le verifiche sono di tipo tecnico, ma sapere quali sono le verifiche da fare, sapere quali sono i controlli da dover fare, chi li deve fare, a chi li devo delegare, fa sì che puoi permetterti di delegare alle persone giuste, controllare che tutte le verifiche siano state fatte, sapere in anticipo quali sono i controlli e le verifiche da fare e anche essere nella condizione di poter chiedere quali controlli debbano fare le persone alle quali deleghiamo queste operazioni. La competenza tecnica serve per fare queste verifiche, ma la conoscenza di quali sono i controlli e le verifiche da fare fa sì che io possa chiederli tutti, fa sì che io possa controllare se sono stati fatti e come sono stati fatti, qual è il risultato. Come vedi, il percorso che porta fino all'acquisto di una casa può essere identificato come un percorso formato da tante biforcazioni. Queste biforcazioni non necessariamente hanno, e purtroppo anzi mai hanno, dei cartelli che indicano qual è la direzione giusta da prendere. Sono decisioni che si prendono in base a delle informazioni, si decide quale direzione prendere. Io penso che chiunque acquisti una casa debba prendere il maggior numero di decisioni basandosi su delle informazioni. L'unico modo per prendere queste decisioni e sapere quali sono le informazioni da andare a reperire, consiglio mio è: informati, scopri prima quali sono tutte le informazioni da sapere e non prenderai neanche una decisione basata sulle tue emozioni.